Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo tornati su Final Fantasy VII Ever Crisis perché sono ufficialmente cominciate le battaglie di Gilda. Però c'è una cosa molto interessante che bisogna discutere di queste battaglie di Gilda, ovviamente, ma oltre a questo il gioco ha uscito così, una sorpresa dal cilindro, perché praticamente ha rimesso i banner Limit Break. Non so effettivamente perché li ha rimessi, cioè stiamo parlando comunque dei banner Limit Break di Cloud, Sephiroth, Glenn, no? E Zack, quindi sono comunque degli ottimi banner. Probabilmente li hanno messi anche per aiutare con l'evento della Hell House, dato che Cloud comunque qui è DPS ghiaccio e Zack invece DPS fuoco, solo che Cloud è fisico, mentre invece la casetta predilige gli attacchi magici, e Zack è magico, però bisognerebbe vedere un pochettino se si riesce a portare su. Cioè questi sono due banner dove io tecnicamente dovrei pullare, perché io queste armi Limit Break le possiedo, e le possiedo in modo anche abbastanza prepotente, anche se in realtà Cloud lo possiedo già con una stella rosa, quindi in realtà potrebbe anche andare bene. Qui l'occasione è pullare Sephiroth, perché pullare Sephiroth e Zack contemporaneamente mi permetterebbe di incrementare la potenza di quei due personaggi, mentre invece Cloud, essendo insieme a Glenn, sinceramente non mi attira più di tanto. Come potete vedere abbiamo appunto Cloud e Glenn insieme, e abbiamo anche Sephiroth con Zack. Queste due armi io ce le ho e vorrei farle crescere, effettivamente sarebbe molto interessante farle crescere. Questa di Cloud già ce l'ho, una stella rosa, mi è andata molto bene il pull con questo banner, perché di Glenn non ho trovato praticamente nulla, quindi anche se effettivamente potrei magari pullare anche Glenn, ma diciamo che io come DPS acqua ormai ho pullato Sephiroth, mi sono concentrato su Sephiroth, quindi avere anche Glenn sinceramente non mi interessa nulla. Cosa che invece presenti anche i vestiti, ecco, la cosa che vorrei capire è se io già possiedo i vestiti cosa succede. Bella domanda, ora lo vediamo. E poi ragazzi, finalmente ci siamo. Prima battaglia di Gilda presente all'interno del gioco, dove ovviamente bisogna fare squadra con i nostri membri della Gilda e sconfiggere il boss per incrementare il nostro punteggio. Ogni battaglia di Gilda può essere effettuata 3 volte al giorno da qualsiasi giocatore, quindi da tutti i giocatori, e quindi bisogna organizzarsi e lavorare insieme per fare più danni possibili ai boss che hanno tanti HP e sconfiggerli. Per ogni difficoltà, il danno inflitto per ogni boss sarà condiviso con i membri della Gilda, e successivamente loro otterranno un punteggio in base al danno che avranno inflitto. Quindi più danni facciamo a tanti boss e li sconfiggiamo ovviamente, meglio è, ma questo mi sembra abbastanza logico. Inoltre del punteggio addizionale può essere guadagnato se si riducono gli HP del boss a una tot percentuale, quindi a una certa percentuale. Successivamente abbiamo anche l'armeria, dove è possibile inserire le armi e le skin, come avevo già benissimo intuito precedentemente, per aumentare i nostri punteggi. Nelle battaglie di gilde possono essere settati degli additional equipment. Questi additional equipment come punteggio verranno assegnati a qualsiasi arma o armatura, e in base ai punti che ovviamente riusciremo ad accumulare su questi equipaggiamenti potremo ottenere diversi effetti che ci daranno vantaggio in battaglia. Ogni pezzo di equipaggiamento ha punti diversi e le armi incrementano i punti in base a quanto sono potenziate. Quindi più overboost abbiamo, più punti riusciamo ovviamente ad ottenere. Inoltre le armi in featured, quindi le armi sinergiche in questo caso, daranno ulteriori punteggi.
Gli effetti addizionali degli equipaggiamenti e diciamo delle sinergie e dell'equipaggiamento sinergico cambierà ovviamente per ogni guild battle. Mi sembra abbastanza logico. Quindi durante le guild battle ci saranno dei banner e molto probabilmente sarà la scusa per far ritornare alcuni banner, come questi limit break che sono tornati proprio in concomitanza con questa battaglia di gilda. Quindi vedremo un po' la situazione. La cosa che invece mi è piaciuta tanto di questa guild battle, e spero che fondamentalmente saranno tutte così, è la divisione, come abbiamo già parlato nel video precedente, delle mock battle e dello strategy period. Infatti nelle battaglie di gilda praticamente avremo due fasi, verranno strutturate in due fasi, cosa che inizialmente non si era capita bene, ma che adesso qui è spiegata molto molto dettagliatamente. Quindi avremo una prima parte, che è la strategy period, quindi il periodo strategico, dove sarà possibile affrontare i boss tramite le mock battle. Queste mock battle sono praticamente delle battaglie che non consumeranno tentativi ufficiali di combattimento, non daranno punteggio e permetteranno di allenarci. È come una sorta di preparazione alla guild battle, quindi possiamo tranquillamente farle e tranquillamente ripeterle tutte le volte che vogliamo, provando setup diversi, strategie diverse, squadre diverse, e quindi cercando di ottimizzare i tempi e soprattutto cercando di ottimizzare i danni da fare ai nostri avversari. Quindi è molto molto interessante. Inoltre si potrà utilizzare anche la modalità accelerata all'interno delle mock battle, ma non nei match ufficiali. Quindi praticamente un po' come le coop o un po' in generale come degli eventi speciali, l'accelerazione potrà essere utilizzata soltanto in questa prima fase. Nella seconda fase invece, una volta studiati i boss, una volta studiato diciamo tutto quello che c'è da fare, si potranno utilizzare i 3 tentativi giornalieri per tentare di fare più danni ed eliminare i vari boss. Il boss di... Poi ovviamente quando il boss viene sconfitto, tutti i membri della gilda otterranno comunque delle ricompense. I boss sconfitti verranno resuscitati il giorno seguente. Inoltre, una volta sconfitti tutti i boss, verranno resuscitati automaticamente. Questa è una cosa molto importante, quindi se voi o comunque in generale si hanno delle gilde potenti che riescono a gestire tutti quanti i boss, una volta buttati tutti giù, possono essere resuscitati in contemporanea, cioè proprio in contemporanea, quindi appena muoiono tutti, resuscitano tutti in un'unica botta e non bisogna aspettare necessariamente il giorno dopo. Ecco qual è il vantaggio ovviamente che si potrà ottenere tramite whale, o comunque il vantaggio che avranno fondamentalmente le whale, quindi battere tutti i boss, farli respawnare subito e quindi praticamente andare a rotta di collo ad eliminare nemici su nemici e farmare quindi punteggi. Non si guadagnerà punteggio quando il boss viene sconfitto da un altro membro della gilda durante la guild battle, quindi ognuno di noi deve dare il suo contributo, perché è vero che le ricompense le otteniamo, ma i punteggi vengono attribuiti soltanto a chi ovviamente farà i punteggi. Bisogna raggiungere ovviamente punteggi alti con i nostri membri di gilda per cercare di puntare ovviamente il top, quindi sempre più in alto. Il boss che andremo ad affrontare oggi è l'Unyielding Giant, l'Unyielding sarebbe tecnicamente Giant, dove appunto l'elemento terra è molto efficace. Inoltre ci vengono dati dei suggerimenti dove bisogna proteggersi dagli attacchi fisici del nostro Giant, che come sappiamo è specializzato in attacchi fisici. E successivamente durante lo short fuse, quindi sarebbe la parte in cui lo brecchiamo tecnicamente, la difesa del nostro avversario verrà diminuita e quindi avremo l'opportunità di fare molti più danni. Nel momento in cui short fuse viene rimosso, quindi dal momento in cui l'effetto di short fuse viene rimosso interrompendo la fase di stream, interromperlo precedente diciamo in modo anticipato potrebbe essere efficace, ma è difficile ridurre il danno subito, il danno preso. Quindi vabbè, anche lui avrà le diverse fasi. Poi la terra è estremamente efficace, quindi assicurati di includere l'elemento terra all'interno del tuo party. In aggiunta,
settando l'additional equipment, quindi quello dell'armeria, avremo la possibilità di incrementare la nostra potenza delle abilità e più danni quindi possono essere inflitti. Ora vi farò vedere appunto di che cosa si tratta. Aggiornati anche i ticket, dove appunto adesso sono state messe anche l'arma di Sephiroth, tutte le altre armi che sono uscite recentemente, quindi sono già presenti all'interno dei ticket. Questa è una cosa ottima, visto che così adesso posso pullare i ticket. Mentre invece per quanto riguarda i banner abbiamo il banner speciale di Glenn, con 2000 gemme per ottenere appunto il pull, il banner speciale di Sephiroth e poi il banner di rilascio di Vincent. E poi abbiamo, ragazzi, i banner Limit Break 1 e 2. Che questo ovviamente è quello di Vincent, però qua... Ah, li abbiamo tutti insieme, tra l'altro. Aia. Questo potrebbe essere un problemino. Questo potrebbe decisamente essere... Ecco, vedi, questi già ce li ho, quindi non me li fanno mettere come vestiti, ovviamente. Però le armi sì. Ma tra l'altro qui garantita già subito il terzo slot. Non è male come banner. Anche se io qua in realtà metterei la Protector's Blade di Sephiroth. Qui ovviamente dovrei tenere questo. Qui dovrei mettere sempre la Protector's Blade in teoria. Perché, cioè, se dovessi veramente pullare, io qua pullo per Sephiroth. Assolutamente lo voglio maxare Sephiroth. Qui potrebbe essere un'ottima occasione per avere un danno non elementale forte. Avere un danno non elementale forte potrebbe essere veramente un'ottima scusa. Eh sì. E poi ovviamente dei ticket che adesso li posso tirare, questi pochi ticket che ho, perché hanno messo anche le altre armi di Sephiroth e va bene. Per quanto riguarda la gilda invece, ecco qua come si presenta adesso il tutto. Il menu della Guild Battle è qua sotto, dove appunto i match ufficiali cominceranno tra 23 ore. Quindi avremo un giorno pieno, letteralmente pieno, per provare le varie battaglie e per organizzarci al meglio. E questa è una cosa buonissima, perché l'organizzazione, i test e tutto quello che volete lo possiamo fare in live. Quindi tutti coloro che sono interessati, che vogliono partecipare, che vogliono capirci qualcosa, possiamo fare tutto in live. Quindi, Guild Battle. Questo è il menu che avevamo già visto in precedenza nelle Guild Battle. Queste sono ovviamente le medaglie che noi abbiamo la possibilità di ottenere durante le daily e anche durante la sconfitta dei boss. E come potete vedere, siamo dentro il periodo strategico. Quindi i match ufficiali cominceranno tra 23 ore. Quindi da questo momento, appena è uscito l'evento, possiamo praticamente provare tutti gli stage. Quindi stage 1. Che ovviamente c'è il boss, poi ritorniamo indietro list, boss 2, boss 3, livello 3, livello 4 e infine livello 5. E come potete vedere sono tutti i livelli del boss. Molto interessante questa cosa perché ci consente in un modo o nell'altro di provare, cioè io posso provare tutte le difficoltà e vedere un po' come si riesce a gestire la situazione. Altra cosa che invece volevo farvi vedere era per l'appunto selezionare il boss. Una volta selezionato il boss, praticamente abbiamo la possibilità di creare il nostro team. Ovviamente avremo tutti i vari setup fino a 5 da poter creare per ovviamente uno per ogni, magari uno per ogni livello di difficoltà del boss. E poi, cosa interessantissima e che mi piace un sacco, è l'armeria. Quindi la capacità e la possibilità di poter ottenere buff aggiuntivi al nostro team. Come si ottengono questi buff aggiuntivi? Aggiungendo le armi, in questo caso, che dovrebbero essere, qua viene segnato 20, quindi credo che tecnicamente questi siano personali, non siano di gilda, quindi ognuno di noi può mettere i bonus a proprio piacimento in base alle armi che possiede. Quindi ognuno di noi si potrà buffare all'interno della battaglia, perché non c'è scritto da nessuna parte che l'additional equipment qui, vabbè, qui vi fa vedere soltanto l'aiuto, diciamo, l'info della gilda, ma non ho letto da nessuna parte il fatto che praticamente questo boost sia di gilda. Quindi, come potete vedere, abbiamo praticamente fino al livello 80 massimo, che ci permette comunque di incrementare tantissimi bonus, come potete vedere, però man mano che noi andiamo avanti possiamo guadagnare punti con i vari overboost e ovviamente con i vari livelli dell'arma. Quindi più livelli ha l'arma e più overboost all'arma meglio è.
Infatti, come potete vedere, l'arma di Sephiroth, la Wing Edge a livello 120, mi dà 1050 punti, mentre invece la Crimson Blade, livello 100, me ne dà 1029. Ovviamente stessa cosa overboost qui livello 70 della Northern Lights, me ne dà soltanto 998. Non c'è una grossa differenza in realtà di punteggio, quindi diciamo che la cosa più importante è l'overboost. Quindi più overboost si hanno e meglio è. Questa è la cosa che da un lato può anche far tirare un sospiro di sollievo, però effettivamente avere le armi al 120 è sicuramente più utile che averle al 70, come in questo caso. Però diciamo che la differenza non è tanta, è 50 punti che sì, possono effettivamente incidere, possono essere piuttosto particolari, però non mi strappo i capelli, anche perché già non ne ho più, quindi va bene così. Ed essendo 20 slot, io immagino che tutti questi bonus siano personali, quindi ognuno di noi avrà la nostra, diciamo, il nostro boost avrà la possibilità comunque di rifornirsi e di potenziarsi. E poi per quanto riguarda il gear, come potete vedere, abbiamo le diverse skin che sinergiche, in questo caso come potete vedere, danno più punteggio. E mentre invece le altre skin sono con punteggi normali, che ovviamente ci interessano poco e niente, perché ovviamente poco punteggio non ci interessa. Quindi meglio utilizzare magari meno skin e poi ovviamente riempire gli spazi vuoti con altre skin magari un po' più cicciose come punteggio, proprio per riuscire magari ad avere anche in questo caso bonus più alti e riuscire, come potete vedere, io ho già boost attacco magico, boost attacco fisico, boost terra, che comunque sia vengono accumulati sia dalle armi che dagli equipaggiamenti. Quindi armi e skin messe insieme ci consentono di ottenere comunque punteggio e ci consentono di essere più forti e di diventare più forti. Quindi cercate di mettere più armi possibile, cercate di mettere più skin possibili e non trattenetevi, ok? Penso che non ci sia nient'altro da dire, quindi sarà interessantissimo stasera dedicarsi, perché stasera andrò in live su Twitch, quindi se volete venire a vedere sarete i benvenuti, e andrò per l'appunto a gestire questa guild battle, cercherò per l'appunto di organizzarmi con i ragazzi della gilda, fare i tentativi e vedere un pochettino come riusciamo a gestire un po' la situazione. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile. Se avete domande, curiosità, scrivetele sotto nei commenti e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao!